Eccoci, ciao a tutti, siamo pronti per la diretta. Io sono Anna. Tra poco arriveranno Riccardo e Luca Baldassarra, il nostro agrichef, per delle belle sorprese. Vi aspettiamo numerosi. Cari amici, cari amici di Giuliano di Roma, in Italia e nel mondo, cari amici della Preda Nera, cari amici della True Blue Italy, cari amici che ci seguono dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti e dal Brasile. Buonasera a tutti. Vi presento Luca Baldassarra Ciao. e oggi parleremo di Luca Baldassarra come agrichef. Siamo a Giuliano di Roma, piccolo paesino da cui insomma, siamo originari. Ci troviamo nella Valle della Maseno, circondati dai Monti Lepini e dal Monte Cacume. Devo tante cose a Luca Baldassarra, ci conosciamo da 35 anni. Certamente vi risparmierò di raccontarvi tutta la nostra storia, perché vi voglio portare su quella che oggi è la ragione per cui parliamo con voi, la nuova passione di Luca Baldassarra in quanto agri-chef. Ma non possiamo dimenticare che Luca, prima di essere un agri-chef, è uno scultore, un artista, diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, insegnante di mosaico negli ultimi anni accademici all'Accademia di Frosinone, scultore di pietra lavica, una pietra che ha scoperto qui, che ha imparato a scolpire qui. È stata sempre qui, Riccardo, È stata sempre qui. non è che l'ho scoperto, insomma, era presente sotto i miei piedi, solo che non me ne ero accorto all'inizio. E devo a Luca l'idea di 10 anni fa di chiamare appunto il nostro bed and breakfast la Preda Nera, proprio per spiegare il legame profondo che esiste di questo territorio con questa pietra, frutto diciamo dell'esplosione di un vulcano che si trova qui alle nostre spalle. Un'altra cosa che voglio dirvi di Luca, prima ovviamente di fargli delle domande, è che Luca e la cucina sono una cosa sola e lo sono sempre stato. Il palato sopraffine e la capacità di creare dei piatti buoni, sani e belli è una caratteristica non solo di Luca, ma di tutta la sua famiglia, della signora Maria, di zio Peppe, e quindi è qualcosa che hanno nel sangue. Ma a un certo punto Luca Baldassarra si presenta grazie a una trasmissione su Linea Verde all'occasione della infiorata di Spello, Un anno fa, un anno fa l'anno scorso, esattamente, sì. si presenta in veste di agrochef presentando una proposta culinaria all'insegna dei fiori, dell'utilizzo dei fiori edibili e delle erbe medicinali. E questa è tutta una storia che oggi vi racconteremo. E per questo voglio fare una prima domanda a Luca e dirgli, diciamo, come nasce, in che momento nasce questa tua avventura e soprattutto se, diciamo, la tua collaborazione con il birrificio 10-9 è lì che tu hai cominciato a pensare di fare una proposta con l'utilizzo dei fiori. E se questo è un pretesto o è un qualcosa che invece senti essere il tuo concetto forte, la tua philosophy food? A te la parola, Luca. Sì, diciamo che fa parte sempre un po' della mia ricerca artistica, perché ecco, nasco un po' come scultore, poi sono passato a fare del restauro di beni culturali, anche statuaria, così a Roma, e
però sempre ho avuto un po' il bisogno di altre espressioni, di espressioni nuove. Con la collaborazione con il mio amico Emanuele Pacilli presso il Birra 19 a Spello, ho avuto così l'occasione di mettere a frutto, insomma, questo desiderio. E l'ho aiutato un po' nella creazione delle primissime birre, così anche con l'utilizzo dei fiori, che è sempre stato un po' presente questo mondo, grazie anche a mia madre, grazie anche a delle ricerche che ho fatto da me, e poi anche il corso di riconoscimento delle erbe spontanee a Colleparde che ho fatto molti anni fa. Con l'occasione mi sono avvicinato un po' all'Umbria e ho conosciuto un po' i vari prodotti, diciamo, legati al territorio, quindi il farro, l'orzo. E dato che Spello è la città delle infiorate e ci sono tutti questi fiori che vengono utilizzati soltanto per le composizioni delle infiorate di Spello, ho detto: ma perché non magari non unire i prodotti tradizionali con i fiori che vengono utilizzati direttamente nelle infiorate? E è nata così l'idea di inserire appunto alcuni fiori edibili, perché non tutti sono buoni da mangiare, alcuni sono velenosi, quindi ho fatto prima una ricerca, ce ne sono una cinquantina di tipi che sono buoni, anzi hanno delle qualità eccezionali, sono ricchi di flavonoidi e sostanze benefiche per il nostro corpo, e quindi ho sviluppato un po' per la Baricaia, che è il locale del microbirrificio 19, ho sviluppato alcuni piatti con l'elemento tradizionale e con l'elemento di sperimentazione con l'utilizzo di alcuni fiori. E così sono nati i primi piatti, hanno attirato un po' l'attenzione e ho avuto modo di esprimermi poi durante una puntata di Linea Verde con la presentazione di, appunto, di un risotto, scusate, un orzotto con le ortiche e con dei fiori, con delle viole del pensiero ed altri fiori edibili. E è stata una bella esperienza e comunque, ecco, sto portando avanti la ricerca con l'utilizzo di altri fiori e ovviamente con la coltivazione degli stessi, perché non si possono usare i fiori presi dal fioraio, ma devono essere coltivati in maniera completamente biologica. È per questo che qui a Giuliano ho un orto dove coltivo alcune varietà e hanno anche una diversa stagionalità, perché alcuni li troviamo in fiore adesso come queste bellissime calendule e anche questi nasturzi, però ci saranno altri tipi di fiori che fioriranno più là, come questi taggeti che ancora sono, diciamo, in piena crescita nella parte fogliare, tra un po' si esprimeranno con la fioritura e poi soltanto in autunno fioriranno dei crisantemi che stanno nell'altra parte dell'orto e adesso sono in piena vegetazione così. Là più a destra, quella parte verde che vedete lì in fondo, quelli sono dei crisantemi che sono buonissimi da mangiare soprattutto nelle insalate e quelli saranno disponibili soltanto in autunno. Luca, quindi diciamo i fiori non sono solo edibili, nel senso che si possono mangiare, cioè non fanno male, non sono solo belli, ma tu dici che sono anche buoni e ricchi di proprietà. Certo. Me ne faresti assaggiare uno? Ah, come no, certo. Il motivo per cui siamo qui all'orto è perché vogliamo assaggiare i fiori di Luca, vogliamo assaggiare i piatti di Luca. Sono sicuro che Luca ci ha preparato qualche sorpresa. Sì, molti pensano che i fiori non hanno gusto, hanno un gusto assolutamente neutro, no?
Non è così, perché alcune specie, tipo il nasturzio e la begonia, hanno un gusto veramente spiccato e riconoscibile. Quindi a lui adesso farò assaggiare prima un bel fiore di begonia. Tu mi dirai adesso che gusto ha. La prima sensazione che ho in bocca è quella di un melograno, di un frutto di melograno. Mm. Quindi ha una componente acida. La componente acida, buona. Mm. Interessante, no? Quindi quel fiore magari messo su un piatto con una componente un po' dolce va a contrastare quella parte e risulta ben evidente nel piatto, sia nel colore che nel gusto. Assaggia un po' questo qui invece, un nasturzio. Nasturzio metemagno. Questo mi piace di più. Anche questo ha una nota che... Questo mi piace di più. Lo rende particolare. Questo è più anche piccante per chi ama il piccante. Appunto, questa nota è proprio particolare, no? Parte con magari con una parte erbacea in bocca, ma poi rimane quel pizzicorio sulla lingua, è veramente particolare, no? Non trovi? Sì. Dunque, dovete sapere, Luca lo conosco da molto tempo, che è una persona di poche parole e sono qui appunto per farlo parlare, per fargli delle domande. Perché finché faceva lo scultore c'era poco da dire, perché sapete, l'arte contemporanea non è un'arte figurativa, è un'arte, se vogliamo, ecco, astratta. E per questo lo voglio stuzzicare con qualche domanda, perché ho detto, Luca non è solo uno chef, un agri-chef, ma è uno scultore. E dunque possiamo, Luca, diciamo, fare un paragone, un'associazione tra la creazione dei piatti che oggi fai con quella che è la, diciamo, l'altra espressione artistica che per lungo tempo e che ancora fai di scultura su pietra lavica. E in particolare c'è un punto che mi incuriosisce, perché sappiamo che la fruizione dell'opera, della scultura, è veramente molto diciamo elitaria e di pochi, mentre sei passato con la cucina a condividere queste due creazioni, diciamo, con un po' con tutti, perché oltre che queste due creazioni piacciono a tutti, ma anche perché la cucina è l'arte anche, no, di stare insieme. Esattamente, è che con la scultura magari ho un rapporto più intimo, poi soprattutto con la mia ricerca nella scultura in pietra lavica, con rispetto totale per il materiale, perché non è che aggredisco la materia per darle una forma, ma io sono più un cercatore di pietre laviche direttamente nei boschi, e vado a cercare proprio delle forme che già mi interessano, come si sono formate da loro naturalmente, e poi quando trovo la pietra che mi piace faccio solo degli interventi minimali con un certo rispetto, e do modo soltanto di leggere sotto la crosta che porta tutti gli anni della pietra lavica, in questo caso di Giuliano di Roma 400.000 anni, tolta quella crosta superficiale sotto si esprime un nero assoluto, o almeno quello che sembrava un nero assoluto, e è bello vedere un po' quei contrasti di questi neri con le croste un po' rossicce, così è. E quindi c'è tutta una mia ricerca interiore proprio in questo tipo di scultura, che è un po' difficile, insomma, da comunicare, perché non uso un linguaggio, diciamo, figurativo, quindi è più difficile da far arrivare alle persone. Anche se in alcuni eventi, con l'aiuto del ricercatore Federico Lucci dell'Università Roma 3, e, diciamo, lavorando insieme siamo riusciti un po' più a comunicare alle persone
diciamo, la bellezza di questa pietra di Giuliano, perché lui attraverso l'osservazione a microscopio polarizzatore ha notato che questo nero assoluto di questa pietra in realtà è piena di colori, è piena di cristalli coloratissimi, no? Cristalli e minerali molto colorati, e questo mi fa capire anche perché poi io ho riportato interesse nei piatti, nel colore, perché in realtà quello che a me sembrava apparentemente un nero assoluto su cui lavoravo in realtà era già una tavolozza di colori, ma c'è stato modo di leggere questa scultura soltanto con un occhio diverso, con una lettura diversa della superficie. E a proposito di scoperte, perché per te diciamo la pietra nera, o la preta nera come si dice qua a Giuliano, è stata una scoperta. Ed è vero che hai scoperto la preta nera proprio andando nei boschi a cercare il timo, le erbe, i funghi. È vero questo? Ma sì, perché io sono fatto di pietra, io sono la pietra nera, nel senso che... Vedi, si è messo pure la camicetta. Assolutamente, nel senso che mi sono accorto della pietra lavica di Giuliano andando proprio per funghi e a raccogliere le bacche nei boschi, cioè, mi sono accorto della presenza di questa pietra ovunque c'era più... diciamo offerta della natura che poteva essere utile nei miei piatti, e quindi questi prodotti che raccolgo direttamente nei boschi prendono nutrimento da queste pietre che sono ricche di silicio e altri componenti minerali di cui le piante si nutrono, e quindi è questo il legame forte che ho con questi elementi. Proprio 10 anni fa avveniva tutto questo, nel 2010 contemporaneamente apriamo la Preta Nera, la nostra guest house dedicata a questo tema, e dove tra l'altro all'interno del quale trovate la mano di Luca, trovate opere, lavandini in pietra lavica e altri ornamenti. Ma 10 anni fa Luca, insieme all'associazione Attiva Art, abbiamo organizzato un grande simposio di scultura su pietra lavica, un simposio internazionale, per cui se avete la curiosità anche di vedere le opere di Luca e di importanti artisti, scultori, potete venire al Giornale di Roma, dove trovate un parco della scultura. Ma venendo oggi a questa nuova avventura di Luca, a questa sua nuova creazione che tanto successo, diciamo, riscuote, almeno per quanto riguarda il pubblico dei social, vi domanderete: ma dove possiamo assaggiare i piatti di Luca? Come possiamo averlo come nostro chef? Stiamo lavorando su questo. Sicuramente l'intervento di Luca a Spello, in Umbria, in questo locale chiamato Barricaia, legato al birrificio 19, senz'altro questo è uno dei luoghi in cui su prenotazione, ecco, potete assaggiare i piatti di Luca. Ma proprio perché Luca è un frequentatore anche di Roma e, tra parentesi, restauratore del patrimonio mondiale italiano come il Colonnato di San Pietro e altri monumenti importanti come restauratore, essendo diventato Giuliano giulianese a Roma, abbiamo pensato di proporvi un servizio su prenotazione. Potete prenotare il servizio di chef a domicilio per un'occasione speciale in cui avete degli amici speciali, volete dei piatti speciali, e potete farci una prenotazione sul nostro sito www.trueblueitaly.it, info@trueblueitaly.it. E allora adesso, Luca. Sì, no, magari parliamo un attimo anche un po' di che cosa metto nei piatti, esatto. No? Perché i piatti non sono fatti solo dei fiori,
Ma inserisco anche molte erbe spontanee che crescono nell'orto. E insomma, è semplice utilizzare i vari prodotti, ma non ci accorgiamo assolutamente che proprio le erbe infestanti che crescono nei nostri orti sono importantissime e sono molto buone da mangiare. Non conosciamo i loro nomi, delle volte magari compriamo dei prodotti a base di e poi invece ci accorgiamo che ce l'abbiamo proprio sotto i piedi, come un po' io per la mia ricerca come scultore, no? Sono partito dall'utilizzo del marmo di Carrara, poi mi sono accorto che la materia con cui avrei avuto un feeling molto forte, ce l'avevo proprio sotto i miei piedi, era la pietra lavica di Giuliano. Vi faccio vedere alcune erbe che normalmente vengono buttate. Questa è la parietaria, no? Questa è veramente il nemico di tutti perché è un allergene molto forte, no? Cresce e anche nei balconi in di Roma. Realtà se ripassata in padella è veramente eccezionale. L'ortica è una cosa incredibile, cioè quante proprietà, veramente grandi. Poi il crespigno, queste sono tutte erbe che io ho raccolto adesso qui nel campo, sono tutte erbe infestanti. Questa è la portulaca, detta anche porcellana, la conoscevano già i romani, è una delle poche erbe che hanno anche gli omega 3 e omega 6. Poi che abbiamo, allora, c'è la malva, la malva è molto presente, poi la vitalba che cresce sulle nostre siepi, c'è la camomilla spontanea, la rosa basale del papavero è eccezionale per le insalate e poi ce ne sono molte altre, addirittura la quinoa. La quinoa, noi compriamo sempre i semi di quinoa per fare magari i piatti di un certo tipo. Questa è la quinoa che cresce spontaneamente nei nostri orti. Ce ne sono tante altre di cui non ne parliamo adesso, ma magari in un'altra occasione. Vi faccio vedere magari un attimino con delle piccole cose, insomma, si possono fare delle insalate colorate. Beh, spero che non ci fai solo vedere, ma ci fai anche mangiare. Certo, magari mettiamo un po' di protezioni così vi posso far assaggiare qualcosina. Questa che cos'è? Crostata? È una cheesecake? Dato che mia madre fa un po' di tutto, è anche una mastra casara, questa è una caciotta che ha fatto questa mattina mia madre, in cui ho messo io delle foglie di menta romana e i fiori raccolti qui nel mio orto. Poi ho messo qui un pane fatto al forno con la foglia del broccolo, delle foglie secondarie che normalmente vengono buttate e se messe sul pane nel forno e donano tutto il sapore proprio al pane stesso. Reggimi un attimo questo qui. Allora, poi ho fatto un estratto di quella parietaria che vi ho mostrato prima, quella che a Giuliano normalmente viene chiamata la pulutana, che è veramente un prodotto molto buono, ricorda un po' l'ortica, lo spinacio al gusto. Questo se la mettiamo un po' nel piatto, ci diamo un bel giro così, dammi un po' quella caciottina così ne mettiamo una bella fetta colorata di questa caciotta, mettiamo il pane vicino. Poi ci mettiamo un po' di portulaca che abbiamo ben lavato. Anche il gambo si mangia? Magari solo le sommità, quelle più tenere, sì. Sempre prima della fioritura. Mettiamo un po' di finocchio, no? E poi
diamo un po' di colore ma anche un po' di gusto, quindi l'acidulo della begonia, no? Wow! Perché no, ci mettiamo anche un frutto di stagione che è il gelso nero. E poi anche se questa non è zona di gelso, insomma. Ed è, diciamo, dato che sono ghiotto di gelsi, ho voluto mettere una pianta nel mio orticello, così ce l'ho a disposizione in questo periodo. Ecco qui. Ci facciamo giusto un filo, un giro con un filo d'olio. Mettiamo un po' di sale. Ecco qua. Il piatto è fatto, non ci vuole proprio niente, con delle erbe offerte spontaneamente così a gratis nei nostri orti possiamo fare un piatto. E come dicono i francesi, e voilà, les choses sont faites, Agrichef Luca Baldassarra. Luca, so che mamma ha preparato una piccola sorpresa per sì, me. Perché tu sei molto legato qui a Giuliano, quindi lei ha realizzato un prodotto di cui tu eri alla ricerca da un po' di tempo. Sì. Ho dei ricordi ovviamente molto forti della cucina di mia nonna, per cui mi ricordo che lei faceva un pane rosso, un pane rusci, perché utilizzava la farina di mais, di gran turco. E allora ho chiesto Luca, e ho anche fatto delle ricerche e ho capito che quel pane che faceva mia nonna era il pane della tradizione contadina ciociara, di cui ci sono insomma testimonianze scritte. Lo facciamo vedere allora ai nostri... Sì, l'ha fatto proprio, ecco, assaggia un pezzettino così. Ecco. Vedi un po' se ha quella fragranza particolare. C'è? Mi stai ricordando, tu sai che Immanuel Kant diceva che il sapore è l'unico dei nostri sensi che non ha memoria, e quindi per ricordarsi di un sapore bisogna riproporlo assaggiandolo nella propria bocca. E beh, ogni tanto devi un po' rispolverare. È proprio quello di mia nonna. E lo posso accompagnare con un po' di caciottina? E certo, assolutamente. Spero ti piaccia il gusto, Riccardo, altrimenti ora, tutti quanti hanno mandiamo capito. A monte tutta la diretta. Ci siamo? Beh, meno male. Dai. Grazie Luca! Allora stiamo lavorando bene. Perfetto allora. Allora, cari amici, seguiteci sui social della Preta Nera, Giuliano di Roma, True Blue Italy, Luca Baldassarra, chef su Instagram. Vi aspettiamo numerosi con i vostri I like o cuoricini, e soprattutto aspettiamo che presto arrivino delle prenotazioni per lo chef a domicilio Luca Baldassarra. Ciao a tutti, buona serata.